Ciao a tutti ragazzi, Oda, Beggi e bentornati su UFC. In questo video parleremo finalmente della seconda stagione del Principe dei Draghi. Ma prima vi ricordo che per coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e assolutamente ragazzi iscrivervi al canale, volendo anche tramite il comodo box qui in basso. Ora non vi resta che mettervi comodi, bicchiere alla mano e sigla. Abbiamo visto il Principe dei Draghi stagione numero 2. Ragazzi, sono molto felice di portare questo video sul nostro canale perché è la seconda volta che riusciamo a fare la recensione di una seconda stagione. Esatto, dopo Castlevania, che dopo Castlevania, fatto la prima stagione nel 2017 e la seconda stagione che è arrivata invece adesso, la stessa cosa accade col Principe dei Draghi, che sembra ieri che è uscita la prima stagione e esce adesso la seconda. E appunto abbiamo questa opportunità. Mi fa piacere questa cosa perché significa che il canale è già nato da un attimino, ha un po' di vita propria già e quindi Soprattutto abbiamo l'opportunità di tornare su prodotti che abbiamo già affrontato e che abbiamo apprezzato. Esatto. Se avete visto la recensione del primo episodio, alla quale se non l'avete visto vi invito sicuramente a recuperarlo. Playlist serie TV 2018 la trovate. E questa nuova stagione ci continua la storia che ci eravamo lasciati alle spalle. Il nostro trio era partito, scappato. Anche se comincia subito, almeno per me, con un dubbio galattico, perché la prima stagione finisce con Viren che ha rinchiuso dentro quella specie di moneta o quell'anello, cos'era, che il suo prigioniero elfo, e che lui stesso era sfigurato in volto. In questa stagione lui è di nuovo normale, parla con lo specchio e del prigioniero ce ne siamo totalmente dimenticati. Sì, infatti me lo sono chiesto anch'io. È un dubbio assurdo. Questo perché è un punto interrogativo che non so perché ci siamo lasciati dietro. A meno che le vicende di Viren in questa seconda stagione non siano precedenti a quella scena in cui lui fa vedere la moneta. Sarebbe un po' intricato, però potrebbe avere un senso. Non vedo il perché di questa scelta, se l'avete. Ma allora perché noi avremmo visto nella fine della prima stagione un Viren sfigurato in volto e invece poi in questa stagione qua proprio non se ne è parlato minimamente? Quindi o si sono fatti qualche cappella loro, sono dimenticati della moneta e dell'elfo che erano, mi sembra un po' strano, oppure c'è qualcosa sotto, ovvero che effettivamente poi l'aspetto di Viren che abbiamo visto alla fine della prima stagione è lo stesso aspetto che ha alla fine mentre combatte contro gli altri. Ecco. Quindi probabilmente le vicende di Viren nella seconda stagione sono precedenti alla fine della prima stagione, quindi siamo un po' intrecciati con le linee temporali. Su questo non saprei dare un parere, sinceramente. Sono confuso anch'io, sto ipotizzando. Non vedo il perché dovrebbero fare dei salti temporali nel Principe dei Draghi, perché non un salto temporale, però nel senso che ci hanno mostrato prima e dopo in situazioni diverse, quindi può essere. Se ne sapete qualcosa ragazzi, magari ne avete capito qualcosa in più, diteci cosa ne pensate riguardo a questa cosa, perché è molto interessante effettivamente. Sì, partiamo subito qui, infatti io non ci stavo capendo più niente. Un punto di vista non è differente. Io primo episodio ho detto: ma come fa Viren a essere così e cosa fa questo specchio che invece nella prima stagione avevamo il... Mi sono venuti i brividi adesso, non lo so. Partiamo abbastanza maluccio effettivamente, però questa seconda stagione con la dovuta cautela, perché probabilmente magari se ha il suo sicuramente no, perché probabilmente avrà una sua spiegazione questa scelta che hanno fatto, perché se si sono veramente sbagliati, si sono fumati una cosa del genere, vuol dire che magari cambiamo un attimo i registi dietro perché c'è qualcosa che non va. Nel complesso però una stagione che ha il suo bel potenziale, nonostante sia meno carica di emozioni rispetto alla prima, perché ovviamente nella prima abbiamo la nascita del Principe dei Draghi, conosciamo i personaggi, quindi un'epicità durante la prima stagione non indifferente. Giustamente, però qua abbiamo imbastito le rotte di ogni nostro protagonista, sviluppando alcune caratteristiche per ognuno di esso, e quindi molto interessante. Faccio ancora un piccolo appunto: non chiamerei questa seconda stagione, è definita così per forza di cose perché è uscita dopo i primi 9 episodi, la chiamerei più seconda parte della prima stagione. Mi sembra più corretto. È più un appendice così della prima stagione. E poi forse un pezzettino, forse la tipo la 2x00 della seconda stagione. Perché poi effettivamente sul finale aggiungiamo. Arriviamo a dove volevamo. A un bel fulcro dove poi effettivamente entrando in Xadia, incontrando questo drago guardiano, che tra l'altro, se non sbaglio, è proprio a livello di estetica è il drago della copertina
della prima stagione. Sembra quindi probabilmente effettivamente la prima stagione era stata pensata come questi 18 episodi, mi viene da pensare. Mi sembrerebbe più ragionata, sì, come cosa. Anche ecco, perché effettivamente sono uscite molto ravvicinate le due stagioni, quindi è più probabile che all'inizio fosse pensata come 18 episodi. Che hanno preferito ancora suddividere. Anche perché comunque la durata di 25 minuti ti permette di avere 18 episodi e soprattutto questo drago che ha le sembianze del drago in copertina avrebbe un perché adesso. È per questo che mi viene più da chiamarla come seconda parte della prima stagione. Non è che non mi sia piaciuta, anzi, mi è piaciuto approfondire un pochettino le storie di tutti i nostri personaggi, abbiamo rafforzato anche un pochettino i rapporti. Sì, creando questa tensione tra Claudia e Callum, che appunto c'era questa lotta interna, perché da una parte volevano riportarli indietro a secondo ordine del padre, poi alla fine Soren quasi ci rimane in uno scontro bellissimo col drago, quel drago veramente top, che era stupendo, e appunto loro riescono a uscirne indenni quasi, perché poi alla fine Soren ci è quasi rimasto, però appunto lì confessa il piano segreto del padre, che aveva chiesto di portargli morti i ragazzi, i principini morti, e quindi qua Claudia inizia un attimo a destabilizzarsi, e poi alla fine riusciamo poi a venire a capo, anche se proprio Ezran, che adesso sa di essere effettivamente il re perché il padre è morto, a quanto pare, perché sappiamo che, come dalla nostra teoria, è nell'uccello verde secondo nero. La nostra teoria di cui abbiamo parlato durante la recensione della prima stagione, c'è stato un momento in cui abbiamo visto la morte fittizia, secondo noi, a nostro parere, del re, e il trasferimento, grazie a Viren, del spirito, dell'anima, chiamatela come volete, coscienza, della coscienza del re all'interno di questo volatile, però questo volatile, volatile che oltretutto è scappato, ci ha fatto che tra l'altro ecco fine, un'altra cosa interessante è stata che non abbiamo visto per tutta la stagione. Io ci ho pensato per tutta la stagione, ho detto dove sei re, e dove ce lo fanno vedere al momento sul giusto. Finale zoom, vola via. Questo può essere molto molto fatto bello vedere, perché in questa parte di stagione te lo fanno vedere nei flashback mentre Callum legge la lettera, capito? O comunque mentre lui ha a che fare con la coscienza, per quello che non ti fa vedere l'uccello, perché in realtà il re appare sotto altre forme, in teoria, per poi arrivare poi alla scena in cui lui scappa dalla gabbia. Scena strana, appunto, perché poi dice il Viren con le sembianze che avevamo visto alla fine, durante il primo stagione sempre. Però appunto dicevamo interessante Ezran, che adesso, consapevole di essere il re, oltretutto sblocca una potenzialità livello successivo, upload dei poteri, upgrade dei poteri, e appunto adesso riusciamo addirittura a essere metamorfi e entrare a vedere addirittura con gli occhi del drago. Incredibile, molto interessante tra l'altro la scelta che hanno fatto sul finale, proprio con la scoperta da parte di Ezra del fatto che il padre è morto, che lui, ragazzi, un bambino di circa 10 anni meno, se non sbaglio, che è tutto tranne che un coglione, però ragazzi, lascia il suo draghetto, con la quale ha un rapporto molto speciale, anche perché abbiamo imparato a conoscere sia Ezra che Zim. Anche se mi stampo sul culo che stiamo dando tutta l'attenzione al draghetto e di Esca ce ne dimentichiamo. Ma tutte le volte, stanno facendo apposta. Tutte le volte, vieni qui, e l'altro poverino se ne sbattono. Esca, secondo me, ci riserva top ancora qualcosa. Ci riserva qualcosa. Esca nel cuore. Non lo so il perché, ma mi sento questa cosa all'interno. Spero davvero di non sbagliarmi, perché bello, l'ho apprezzato di più in questa seconda stagione che durante la prima. Pensa Esca a te, una cosa pazzesca, se ci pensi. Ma perché Benji bipolare. Lui subito critica le cose, poi dopo si repente. No, perché queste sono le tipiche cose che al nostro Oda fanno impazzire, no? Lui vuole il peluscino di quello. Io ne sono sicuro, lo conosco. Esca nel cuore. Io lo conosco. E per quello. E quindi io non mi fanno troppo impazzire. Ma non lo so il perché durante questa stagione mi ha dato qualche emozione in più. Anche quando scende ad aiutare Callum a leggere la lettera, lui era lì presente, lui c'è sempre per i nostri, lui nei momenti principi importanti. Cioè, per quanto sia figo anche solo vedere quello che a lui sta succedendo, abbiamo un po' lasciato in sospeso Rayla in questa parte, che è sempre presente e ha delle parti importanti, sì, ma l'abbiamo messa un po' da parte perché lo sviluppo principale era dei due principi. In questo caso appunto Callum riesce a manipolare finalmente la magia dopo aver ceduto per necessità la magia oscura, quindi anche qua un altro tassello molto importante. È stato una bella montagna russa, nel senso che a volte toccavamo qualche filo di emozione, poi ci ritrovavamo un pochettino nel non senza emozione, però quello che succedeva non era un qualcosa che ti faceva sentire o provare qualcosa di più profondo, come quando vedi Ezra e Callum che si abbracciano dopo che tutti e due sanno che il padre è morto. Cioè, nel senso, è questo che sto dicendo. Sto provando a dire questa cosa perché
non ho sentito la stessa emozione che ho sentito durante la prima, ma perché era proprio veramente, stavamo sviando totalmente dalla strada dalla quale eravamo partiti per necessità. Ora abbiamo veramente una strada spianata, fatta veramente bene. Dovremmo capire gli effetti a lungo termine della magia oscura che ha lanciato Viren con quei quattro soldati che andranno a creare caos. Sarà quindi molto interessante. Da qua in avanti si apriranno strade interessanti. Però appunto una seconda stagione che è più plausibile chiamarla seconda parte della prima, che ha aggiunto elementi molto importanti per poi il proseguo, però appunto serviva più a calibrare la situazione che a svelare cose nuove, anche se comunque qualcosa c'è stato. Anche da parte degli antagonisti, se vogliamo, perché questi forse non si possono neanche chiamare così, Claudia e Soren, che erano quelli incaricati di riportare a casa i nostri principini, passano dei momenti in cui sono un po' in conflitto con se stessi, perché si ritrovano appunto col peso del il padre mi ha chiesto di fare questa cosa, non voglio deluderlo, però dall'altra parte loro sono miei amici. È anche interessante questa cosa, il conflitto interiore che appunto si evolve e fa evolvere anche i personaggi stessi. Quindi per quello che dico, tutte cose che erano necessarie per far crescere ogni singolo personaggio. Necessario. E infatti sono stato contento che ci siano state. Quindi una seconda stagione che appunto è servita per le basi e che darà veramente tanta carne al fuoco per questa terza parte, che adesso non vediamo che l'ora che arrivi. Speriamo così in fretta. Speriamo perché in ragazzi, fretta 5-6 mesi, seconda stagione. Speriamo che arrivi anche la terza. Nel frattempo io voglio solo dire un'altra cosa. Bonus speciale di questa stagione per il nostro capitano senza vista, che è stato un personaggio bellissimo, che ha aggiunto proprio quel pepe in più a questa stagione, che è appunto un personaggio veramente caratteristico e molto bello. Tra l'altro, piccola chicca dell'ultima ora, so che stanno sviluppando un videogame basato appunto sul Principe dei Draghi, quindi spero che sia utile anche ad aumentare il potere del francese e quindi permettere un avanzato. Diciamo che se hanno veramente iniziato un progetto del genere, vuol dire che sta abbastanza, non dico spopolando, ma comunque allargando un pochettino, ecco. C'è dell'interesse. Molto molto bene, sono felice di questa cosa, spero anche di provare il gioco a questo punto. Ragazzi, siamo anche questo noi di We Have Seen. Però adesso appunto siamo curiosi di sapere invece cosa ne pensate voi di questa seconda stagione. A noi è emozionato, ha dato modo di capire meglio i nostri personaggi, prepararci, però ci ha lasciato il dubbio di questa cosa di Viren che non capiamo bene come si intreccerà. Se lo sapete dire appunto nei commenti ditecelo, e non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social. Vi informo inoltre che abbiamo aperto da poco il nuovo canale Telegram, vi invito a iscrivervi a tutto per poterci seguire e sapere quello che facciamo. A me non resta che darvi appuntamento alla terza stagione, sperando arrivi presto e al prossimo video solo ed esclusivamente qui su UFC. Un saluto da Oda e un saluto da Beggy.